Tra pochi giorni, venerdì 12 luglio, super live di 48 ore con Mister Nichilista. Vi aspetto. Buonasera, sono in onda, sto registrando. Sì, buonasera a tutti, da Mister Nichilista, la voce di chi non ha voce. Io oggi voglio davvero esortarvi ad imparare a godervi il momento, perché c'è gente che non si gode mai il momento. Io sono talmente diverso dai più, ma non lo dico per snobismo. Sono talmente diverso dai più che alle volte, anzi spesso, non mi rendo conto nemmeno di cosa passa nella testa della stragrande maggioranza delle persone, proprio perché io quei pensieri non ce li ho. E allora il mio cervello non riesce neanche a contemplare deliri simili. Ad esempio, ieri mi è arrivato un commento, ma più di uno, del tipo: immagino a fine serata avrai smadonnato il giorno della partenza, perché Flixbus, il giorno zero, era in ritardo di un'ora e mezza. Mamma mia, che voto dai a Flixbus? E al di là del commento in sé, non ce l'ho con la persona che l'ha scritto. Questa visione sottende una mentalità. Oddio, Flixbus in ritardo, oddio, il treno in ritardo, oddio, il treno è scomodo. Sì, si può stare, la piccola lamentela. Anch'io dico, ad esempio, mamma mia, che palle, i treni con l'aria condizionata e devi patire il freddo. Mi ammalo d'estate per colpa dell'aria condizionata, mi tocca mettere la sciarpa. Però lo faccio anche con un certo tipo di sarcasmo e di ironia, non con quella pesantezza, come se tutto il mondo remasse contro di me. Ma goditi il tuo Flixbus in ritardo, goditi il tuo treno scomodo, è comunque un qualcosa che si può vivere con spirito di avventura. Ora, io non voglio fare la retorica del benaltrismo, c'è gente sotto le bombe, c'è gente che ha problemi seri, però davvero mi fa male il cuore quando sento qualcuno che si dispera, si lagna, o si incazza, perché poi abbiamo chi si lagna o chi si incazza per il disservizio e per il ritardo. Ragazzi, ma imparate a vivere, godetevi gli attimi, anche con le disavventure di cui si può ridere su. Io ci ho riso del Flixbus in ritardo. Mamma mia, ragazzi, è un mondo di viziati, ma goditi quel treno che non tornerà più. Come, ci andrò anche l'anno prossimo? Sì, ma sarà un anno nuovo. Quel momento lì non tornerà più. E tu hai perso tempo, se ti sei soltanto lagnato. Goditi ogni singolo attimo. Io ora sto facendo questo video, ma non sto solo facendo un video, mi sto godendo il fatto di star facendo questo video in questa ambientazione con questo venticello. Sei nel letto, magari un'ora prima di dormire, non hai ancora sonno. Goditi quella visione del soffitto, ma devi essere presente in ciò che fai. La gente non è presente in ciò che fa. Figuriamoci, la gente non è presente in ciò che fa quando tutto va bene, figuriamoci quando le cose, tra virgolette, vanno un po' storte. Ma imparate a farlo, ragazzi. L'arte di vivere. L'arte di vivere. Allora, a scuola, oltre educazione ai sentimenti, io introdurrei, oltre educazione alla felicità, introdurrei l'arte di vivere, educazione al vivere, imparare a vivere. La gente non sa vivere. O si è fortunati e si vive in contesti familiari dove c'è l'esempio, dove le figure di riferimento hanno questo spirito, e allora senza neanche accorgerti lo vai a interiorizzare. Oppure, nella stragrande maggioranza dei casi, probabilmente avete dei genitori lagnosi, sempre incazzati, che per ogni cosa. E allora anche voi dite: ragazzi, spezziamo le catene, impariamo a vivere. Ve lo dico da questo splendido panorama. Porca puttana, la vita è così breve, è un lampo, ma dobbiamo passarlo sempre con la negatività. Ci sono i problemi nella vita, porca puttana, sono Mister Nichilista. Sono qua a dirvi che il mondo non è una favola, la vita non è un dono, me lo volete dire a me? Però non ne posso più di gente che si lamenta perché la poltrona dell'hotel ha un grado di durezza diverso rispetto a un hotel dell'anno passato. O perché in una pizza c'è la crosta un po' bruciata.
Su, dai! Una barca dietro di me. Non dico di non lamentarvi di niente, però non dico di essere estremi come me, pacatezza estrema, autocontrollo da professionista, ma un minimo, venite incontro verso una direzione di maggiore pacatezza. Se no, ragazzi, la vita diventa un cancro ancor di più di quello che è, solamente che il cancro aggiuntivo non è frutto della vita in sé, ma è frutto del vostro sbagliato approccio. Poi avete un sbagliato approccio perché ce l'avete, ah, ma non è colpa mia, capita. Ok, ma lavorateci, consapevolezza, ecco, per questo che la consapevolezza è tutto. Chiamano a me questi simpaticoni. Devo dire, forza Inter. I don't speak Italian. Faccio finta di essere un italiano. Io sto speak Italian, I don't speak Italian. È importante capire quello che sto dicendo, perché la consapevolezza è tutto, ragazzi. La consapevolezza è tutto. E perché io faccio questi video? Perché io dico le cose che dico? Perché magari questo può instillarvi il dubbio e la messa in discussione. Ah, di qua la telecamera, scusate. Io queste cose le dico un po' perché mi fanno incazzare. Ma da un lato anche perché è un peccato. Molte persone potrebbero godersi meglio l'esistere se capissero qual è il problema. Ok? L'approccio è tutto, ragazzi. Faccio un esempio, racconto una cosa un pochino più estrema rispetto alle poltrone scomode. Quando mi hanno 10 anni fa rubato l'iPad, non valeva tanto, però 100 euro valeva, non era neanche vecchissimo. Certo, tirai sospiro di sollievo. Ecco, io lì fui in grado di vedere il bicchiere mezzo pieno. Mi stavano per rubare lo zaino con il computer dentro appena comprato, valeva 1000 euro. Mi giro, lo vedo che scappa col mio zaino, lo inseguo e me lo dà. Poi però nel momento in cui prendevo lo zaino è arrivato un altro, ma mi ha scippato da che avevo nel marsupio l'iPad. Io ci ho visto il bicchiere mezzo pieno perché potevano rubarmi il PC. Mi sono incazzato, certo, per un attimo mi è venuto lo sconforto, non sapevo cosa fare, stavo andando dalla polizia. Poi basta, ma è che mi sono detto, mamma mia che c'ho. Mi hanno rubato una cosa che vale 100 euro, dai nervi sicuramente. Ma non sono questi i veri problemi della vita. E invece no. Poi sulle cose belle, ragazzi, le cose belle, cercate di viverle, perché neanche quelle vivete bene. Immergetevi in ciò che fate, dalle piccole alle grandi cose. Il mio non è un sterile carpe diem, la vita perché è breve, e quindi fai mega esperienze, viaggi, sballo. No, ma nelle piccole cose, in una passeggiata. Io cosa sto facendo ora? Sono da solo. Un viaggio da solo che mi godo. C'è gente che dice, oh, il viaggio da solo, che noia. Ma me lo godo. Come un'esperienza unica nella vita. Magari lo farò anche un'altra volta, però non l'avrò fatto nella mia vita 1000 volte. La passeggiata, contemplo quello che c'è, mi rendo conto di essere un bel posto, un profumo. Dai. La gente magari fa le cose belle, ma distrattamente. Non siate distratti. Vabbè, mi fermo qui e magari termino inquadrando questa natura selvaggia.